non si parla più di climate change, o meglio, se ne parla tantissimo nei convegni scientifici, ma sembra un po' sparito dalle grandi agende della politica. Questo è un effetto che dobbiamo imparare a studiare. In questo momento nel mondo, le elezioni, la crisi demografica, le guerre stanno in un certo senso spostando l'attenzione, non cambiando le priorità, ma spostando l'attenzione, perché in realtà il cambiamento climatico è assolutamente presente nell'agenda della politica, era presente nell'agenda di Ursula von der Leyen, il presidente della Commissione, che l'ha messa non al centro, non con l'enfasi di un po' di anni fa, ma l'ha messa al centro del suo programma. È presente anche nei programmi elettorali degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti, dei due candidati degli Stati Uniti, Trump e Kamala Harris. Però in qualche modo stiamo assistendo a una sorta di camuffamento. È come se ci fossero delle cose più importanti di cui discutere, tra le altre cose anche, insomma, una crisi economica che è strisciante e anche un nuovo ridisegno degli equilibri geopolitici. Però, insomma, ragazzi, stiamo attenti, facciamo attenzione, andiamo a vedere quello che dicono i politici, andiamo a vedere quello che dichiarano ai giornali i politici, andiamo a leggere tra le righe, perché scoprirete che, insomma, il climate change, l'allarme sul cambiamento climatico è fortissimo. Ricordo solo che agosto è stato il mese più caldo, secondo le rilevazioni della NASA, degli ultimi 175 anni, per cui insomma le prove sono incontrovertibili. Se ne parla meno, in maniera un po' diversa, e insomma voi avrete un ruolo in tutto questo: ricordare alla politica l'importanza dell'ambiente e ricordare anche l'importanza di questa battaglia.